ci sono riuscito. Guardate che la morte è un passaggio. Spero di riuscirci oggi. Lui era uno sportivo, è stato anche presidente del Castel di Sangro. E ho scritto questo: Luciano che corre per non fare tardi, per non mancare mai un appuntamento. Luciano che corre, saltando se occorre molti ostacoli, per esserci sempre, quando deve esserci, quando hai bisogno di lui, di quello che è, di quello che sa, di quello che fa, di quello che ha, del suo modo di ridere, del suo stile, del suo essere uomo. Luciano che corre forte senza mai lamentarsi, senza quasi rallentare, scherzando, guardando avanti, faticando, sorridendo, soprattutto con le cose serie. Senza mai imprecare, incitandoti, dando l'esempio, perché là in cima c'è sempre qualcuno che aspetta qualcosa da scoprire, da trovare. Luciano che sembra non accusare la fatica mentre corre con tutti quei pesi addosso, respirando intensamente, non con i polmoni ma con l'anima, come fanno i poeti, come dicono i poeti, come fanno gli amici. Luciano che corre sopra e sotto, dentro le cose della vita, leggero, libero, allegro, incantato, come corrono i poeti, incontro ai tanti sogni da realizzare, inseguendoli dappertutto, con le persone che ama, cercando e trovando la quadratura del cerchio nei pensieri, nelle parole, nei gesti soprattutto, nella rappresentazione autentica dell'anima, anima buona come quella dei poeti, che intuisce e suggerisce, che riluce, che sa, che ricorda cos'è l'amore e che questo può tutto. Luciano che corre su strade spesso sconosciute, pericolose, perché i sì e i no non possono nascondersi dietro i forse e i ma di comodo. Strade spesso in salita dove c'è da penare, dove non c'è posto per i luoghi comuni, per i profeti dell'ovvio, per i celebranti delle banalità, dove non c'è spazio per i ricatti ma solo per il confronto, dove non può albergare il male di vivere. Luciano che corre, insieme ai rischi di essere come è, sbagliando anche e pagando per questo prezzi troppo alti, senza mai mercanteggiare sui sentimenti, imparando da quello che è ma da quello che fa, indicando così a chi ama come vincere il dolore, insegnandoci ad annullare la distanza tra l'anima e il corpo, tra il luogo e lo spazio, tra lui e noi. Luciano che corre, rallentando a volte, stremato, ma solo il tempo di rifiatare e rispondere agli amici, a quelli che vogliono saperne di più sull'amore, su quel vento misterioso che solleva l'anima fino a Dio, lasciando però il cuore lì, proprio lì, al centro della vita, leggero come una piuma, volteggiando scherzoso su quella strada dove sta correndo Luciano, sorridente, sereno, un po' imprudente come sempre, e come sempre noi lì dietro a correre ad inseguirlo, perché come dice lui, l'amicizia di tutte le cose più divine e umane è la più preziosa, la più delicata, la più virtuosa. E come l'amicizia ha la stessa origine, l'amore, e non può esservi amicizia se non tra uomini virtuosi o che si propongano e si sforzano di essere virtuosi. E ogni uomo libero tende all'amicizia, e da questa sorge la libertà non meno che la virtù. Bravo. Vedete, questa lirica che Carlo ha dedicato al suo amico mi fa venire in mente che cos'è l'elisir per Marsilio Ficino: vedere nel mortale l'immortale. Questa cosa è stupenda perché Luciano era uno storico di Marsilio Ficino. E vedi, eccoci qua, combinazione dentro le combinazioni. Bene, perché è vero che c'è la morte, ma io veramente la considero la morte. Io sono laico, ma non sono ateo, certo. No, ma proprio no. E quindi considero la morte come all'interno del ciclo della vita. E allora, a proposito, saluto tutti come sempre, ma una volta, Pino, volevo averti qui un istante. Ti dispiace? È venuto solo, Pino, vieni qua. Vieni qui, Pino, vieni. Il nostro settore di studio. Eccolo qua, Pino, volevo farti vedere, guarda nel monitor, è uno dei due, eh? Che cos'è? Chi è, a proposito del ciclo della vita? Chi è? Andrea. Chi è? E chi è Andrea? Mio figlio. Quando è nato? 12 giorni fa. 12 giorni fa. Un giorno che. E vai. Che bella chiusura. Eccola qua. Che bella chiusura. Eccoci. Che bella chiusura. Eccoci. Eccoci qui. Ecco il ciclo. Eccoci il ciclo. Bene così. Non diciamo più niente. Grazie a tutti voi. A presto. E grazie a Selly. Grazie a essere venuto. Arrivederci. Arrivederci.